vediamo se qualcuno si connette. Buonasera ragazzi, siamo qui per presentare la nuova sospensione posteriore monorim per il G30 Max. Questa sospensione l'ha creata la ditta Monorim, che noi già tutti conosciamo. Ora la apriremo insieme a chi? Insieme a Marco Sarcina, quello che ci ha fatto vedere oggi il motore, pazzamente lo fa girare a 99 km orari. Allora, vediamo di chiamare Marco Sarcina. Allora, Marco Sarcina, eccolo. Sì, Francesco, è questo. Eccolo qua. Lo apriamo insieme stasera. Facciamo l'unboxing, vediamo cosa esce dalla scatola, vediamo come montarlo piano piano, tranquillamente, e vediamo tutto insieme. Però voglio chiamare a Marco. Allora, chiamiamo a Marco, dei membri del gruppo Sarcina. Vediamo se Marco... Vai, vatte. Marco, rispondi. Marco, rispondi. Scrivetemi se volete vedere senza Marco Sarcina. Apriamo la scatola senza Marco, perché non risponde. Apriamo la scatola insieme, ragazzi. Dopo tutto questo tempo, siamo qui. Prendiamo il coltello e apriamo. Marco non va, non va, Marco Sarcina non va, non so il perché. Allora, non posso inviare altro, Marco. Marco, devo aprire la scatola senza di te, non va, va bene? Ragazzi, apriamo la scatola, vediamo cosa contiene. Un saluto a Fausto. Andiamo alla scatola. La prima cosa che vediamo, che si presenta, un imballaggio proprio DOC per quanto riguarda la sospensione. Non è una cineseria che di solito si trova. Un bigliettino da visita. I vari Q-code per la monorim. Ed ecco a voi, signori, la sospensione posteriore. Eccola qua. E sembra, dalle foto sembrava meno spessa, invece è veramente imponente. È veramente imponente. Eccola qua. Togliamo tutte le buste. Ciao Patrizio, buonasera. Ciao Raffaele. Allora, iniziamo a vedere. La sospensione posteriore monorim si presenta come semplicemente uguale a quella della Xiaomi. Presenta delle cravatte che si poggiano sul laterale e presenta l'attacco, vedete, con i quattro perni che vanno avvitate sotto al tappetino di gomma, per chi ha ancora il tappetino di gomma. Io ho la pedana maggiorata fatta da DS Lab. Nel tacco esce una busta, una molla nera che tutti conosciamo. La molla nera è quella che mantiene più peso, dovremmo andare sui 100 kg se non mi sbaglio, non so di preciso. Porta i polloni per avvitare il motore o gomma. In più
c'è il kit per il montaggio. Allora, ragazzi, cosa è la sospensione Mori? A primo acchito, guardate queste fasce come sono larghe. Sono 1 centimetro di spessore, non è roba da poco. Non è roba da poco. E vi dico anche una cosa. Molti dicono che è una pecca, ma io non credo che sia una pecca. Non credo assolutamente che sia una pecca. Ci mandano anche la punta perforare. Perché, ragazzi, per montare questa sospensione posteriore c'è bisogno di forare il telaio. Forare il telaio, Raffaele, pesa 1 chilo? Quasi, sì, 1 chilo, dai, 1 chilo. Dicevo, serve forare il telaio. Monorim manda questo divaricatore, perché in realtà si chiama divaricatore, perché? Perché in realtà il buco sul telaio già c'è. Il buco sul telaio già c'è, di fabbrica già c'è. Quindi c'è solo bisogno di allargare questo foro con questo divaricatore. Le istruzioni sono all'interno, oppure scaricabili tramite il Q-code, dove c'è il video dimostrativo che fa vedere precisamente come si monta tutta la sospensione. La sospensione presenta questo parafango in plastica, mentre il logo non è adesivo, è rialzo ed è sesso di metallo. Non so se si vede. In rialzo, apriamo la busta, vediamo cosa c'è. No, non arriva, no, non arriva a 6, 2,6 kg. No, assolutamente no, no, a meno che non avrò fatto i muscoli. Però potrei pesarlo. Non c'ho bilancio qui, a posto, non ce l'ho. Apriamo la busta, vediamo cosa c'è. Eccoci qua, quello che non trovavo. Allora, nella busta abbiamo la seconda parte del parafango, che viene montata in questo modo, che verrà sulla parte della ruota. Quindi avremo parafango iniziale e parafango finale. Qui verrà posizionata la luce. E questo fatto della luce non mi era ben chiaro, ed ora mi è chiaro. Non so da quanti giorni stia accesa. La luce dello stop. La luce dello stop si presenta una luce wireless. Si presenta wireless, vedete? In realtà non è wireless. Sto dicendo una stronzata. La luce in realtà ha un sensore di vibrazioni. Si accende quando prende la vibrazione. Ma questa è una cosa che io modificherò e metto, mi correggo, la frontale pesa 2,1 kg. Raffaele, non ci arriva a 2 kg, assolutamente, non ci arriva. Ripeto, questa luce c'ha il sensore di... Secondo me non c'ha proprio niente. Ha la luce del sensore di vibrazioni e accende con le vibrazioni e viene messo all'interno di questo spazio già predisposto. Se lo volete mettere, io farò la modifica mettendo il filo e mettendo quello là su originale col filo, perché voglio stop, voglio tutto. Ok, continuiamo a vedere. C'è una prolunga di cavo per lo stop. Queste sono le staffe laterali che vengono messe qui. Vedete? Per la gomma.
adesivi catalifrangenti. Dei tappi. E due fascette elettriche. Parliamo un po' della molla. Allora, l'ammortizzatore posteriore, sto aspettando sempre Nico che si colleghi per parlare degli ammortizzatori in genere, non ci sta mai. Allora, ragazzi, vi devo dire una cosa, ho sbagliato il colore, non si vedeva. La molla che esce nel pacchetto è verde, invece qua dentro c'è la nera, me l'ha confermata lui. Ancora non l'ho visto, non l'ho aperto. Qui dentro ci deve essere la nera, questa è la verde. Ma in tutto ciò io non monterò questo, ma metterò la sospensione, metterò l'ammortizzatore ad aria. Perché metto l'ammortizzatore ad aria? Come tutti sapete, io ho messo l'ammortizzatore 205 al monorim anteriore, sono salito di 25 centimetri da terra. Questo comporta che, non avendo nessuna sospensione dietro, ma avendo semplicemente il motore e basta, il monopattino mi stava così, cioè mi sta così. Ora, mettendo la sospensione posteriore, montando la sospensione posteriore e avendo questo gioco, come vedete, io posso tranquillamente avvitare il supporto sulla montatura e allungo, che faccio? Cambiando l'ammortizzatore, allungo il gioco della sospensione. Quindi, aumentando il gioco della sospensione, cosa faccio? Vado a rialzare il monopattino per avere, non voglio dire che voglio arrivare ad essere orizzontale al piano di terra, però comunque si alza parecchio. Metterò il 165 ad aria che avevo all'anteriore, lo metto posteriore, in attesa di Nico, a buon'anima di Nico, che non sento da parecchio, che mi mandi un 200, un 190, un 195, quello che tiene, non mi interessa. Ragazzi, questa è la sospensione posteriore della monorim per il G30. La troverete da Fausto, da Fixtech, cerco di chiamare almeno lui, vediamo. Allora, vediamo. Nessuna risposta. Allora, vediamo. Vediamo se Fausto risponde. Ho mandato, sarà partito. Fausto, Fausto, sì, come vedo non va. Vabbè, ragazzi, ora parte la live di Marco Sarcina che ci fa vedere il motore, come l'ha montato, cosa ha fatto. L'avete visto tutti, ha messo le gomme 3 da 3 vicino al motore della monorim da 500 watt e all'impazzata l'ha fatto girare a prova. Allora, c'è Fausto? Aggiunta in corso. Vediamo se Fausto si collega. Fausto, rispondi. Fausto, non risponde. Vabbè, facciamo così. Fausto, eccoci qua. Hola. Ok, bene, dai, stavo per chiudere. No, infatti, no, aspetta. Ok, allora Fausto, la sospensione monorim posteriore
del G30 è comunque uguale a quella della Xiaomi. Perfetto. Presenta l'attacco solamente del G30, come vedi, ed Sì. è completamente uguale. L'unica cosa che tutti quanti, non voglio spendere quattro parole per questa. Questo è un divaricatore, non è una punta tetramano. Ok? Divaricatore cosa significa? Significa che noi dobbiamo allargare un foro già preesistente sullo chassis del monopattino. Non tutti saranno d'accordo. Ok? Però chi ha fatto questa sospensione non è un cretino, non è che uno fa il panettiere la mattina per gli biscotti, non togliendo niente ai panettieri e quelli che fanno i biscotti, però secondo il mio parere allargare un buco, ok, che voi potete dire: ma io annullo la mia esistenza così, ok? La mia garanzia si annulla se io prendo questo e buco il monopattino. Ma dovete sapere una cosa, che la garanzia si annulla anche se modificate un qualcosa. Che significa questo? Che significa che anche se voi svitate i due bulloni per mettere il monorim anteriore, già quello è considerato una garanzia deceduta, è caduta per sempre. Perché? Cosa succede? Succede che se lo montate male, ad esempio, comprate un monopattino, no? Volete risparmiare sul montaggio, lo volete montare voi. E capita Diciamo, spesso. eh? Capita Dici, dici. spesso. Capita spesso. Per esempio, molte persone cosa fanno? Intelligentemente spendono quella 20 euro in più. Va. Lo mandano a Fausto o a qualcun altro e se lo fanno montare. Perché? Perché si rendono conto che comunque che fanno o l'ingegnere o il panettiere, quello deve essere il mestiere. Se tu non sai fare una cosa, è meglio che non la fai. C'ho parecchie domande, parecchie persone cosa fanno? Mi domandano: ma perché a me mi fa questo gioco? Ma perché questo così? Perché questo vibra? Perché lo stesso fa questo gioco qua? Del Perché fa il manubrio che gioco di qua? oscilla. Perché fa il gioco di là? Ma la ghiera è giusta? La ghiera non è giusta? I pallini a sfera? Ma perché fa questo? Ma perché fa quello? E fanno i guai. Fanno i guai irreversibili. Attenzione, sono irreversibili. Irreversibili perché? Perché tu stai mettendo in un canotto di sterzo una sospensione che deve essere adattata per un altro pezzo che non è di fabbrica. Questo è molto semplice. Infatti potete rivolgervi a Fausto per quanto riguarda i montaggi dei vari monorim. Questo qua vi consiglio seriamente di farlo montare a qualcuno esperto. A causa di questa, Esatto. di questo divaricatore. Perché se non arrivate Al al punto punto giusto. giusto, al punto giusto, rovinate lo chassis. È irrimediabile. Irrimediabile. Non si può aggiungere metallo, non si può fare altro. Irrimediabile. Questo è il vero problema di questo. Ok, ragazzi? Due parole, Fausto, per parlarci. No, è importante il discorso che hai fatto ovviamente del montaggio. Sicuramente bucare è complicato, se sbagli anche di qualche millimetro non puoi tornare indietro, quindi bisogna stare attenti. Anche il discorso della sospensione anteriore, che per carità è plug and play, però se è montata male, come mi capita veramente di richieste tutti i giorni di clienti o che non l'hanno neanche acquistata da noi, però in generale di gente, di utenti che hanno il gioco dell'oscillazione o che magari hanno montato un cuscinetto storto male o al contrario. Quindi praticamente l'utilizzare il monopattino con il montaggio monorim errato
ti va a rovinare il canotto, ti va a rovinare la forcella, il manubrio, tutto quanto. Quindi tecnicamente anche quello invalida la garanzia perché rovina il telaio del monopattino. L'importante, cioè nel senso, è bello perché ci si appassiona, è bello poterlo modificare, poterci mettere mani, però molte volte non è facile e quindi bisogna stare attenti. Tutto qua. Vogliamo solo dire che precisiamo che mettere il monorim non significa invalidare la garanzia, è come lo monti che Esatto, invalida la garanzia. assolutamente sì. Esatto, Attenzione, attenzione. È un plug and play, ma se tu il plug non lo sai fare, è meglio di no. È meglio di assolutamente no. sì. E me ne capitano tantissimi con perni rotti, cuscinetti andati, canotti anche graffiati, raschiati, spezzati, perché ovviamente, ripeto, è bello appassionarsi, è bello montare, ma se non lo sai montare rischi di fare danni. E farti male anche, perché ovviamente non compromette la funzionalità anche del monopattino. Sì, precisamente, sì. Va bene, Fausto. Grazie per È stato un piacere. questa risposta. Ora diamo la parola a Marco col motore, che già ne fa. Va bene? Buona Un serata, ragazzi. abbraccio. Alla prossima. Chiedono le due. Aspetta, aspetta. Allora, dimmi, Raffaele, scusami, ripeti. Allora, chi chiede le mie impressioni? Allora, Raffaele. Raffaele, traducimi quello che mi sta scrivendo Pier Store. Pier. Allora, noi in Inghilterra Non l'hanno abbiamo ricevuto. ricevuto in the test. E vabbè, però sanno con chi stanno parlando. Vabbè, però il gruppo doveva essere solo italiano. E vabbè, lo rispondiamo, vabbè, ci sarà stesso Raffaele, il nostro collaboratore che l'ha detto all'inglese. Vedi, già l'ha scritto. Già l'ha scritto. Ci risponde per noi. Va bene? Io Lo volevo sappiamo chiedere che a facciamo. Marco se fa una diretta mentre è sul monopattino in corsa o è mentre è fermo. No, Marco ora sta a casa, ci Ah. sta guardando. Perdiamo tutto il fascino della diretta. Allora, massimo solo che vediamo se possiamo aggiungere a Raffaele. Allora, Raffaele invita. È la prima volta che faccio più chiamate. Aspetti, mi scollego io così si collegano gli altri. Io Vai, 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 Fausto. nel frattempo Buonasera. mi seguo comunque. Buona Sì, serata. vai, Ciao, vai, vai. ciao. Eccoci Raffaele, qua, mi eccoci qua, vedete? abbiamo Raffaele, nostro moderatore Vedete? inglese. Allora, All right. Raffaele, per i ragazzi che ci stanno seguendo, non dall'Italia perché purtroppo Sì, all'improvviso ti abbiamo dico interrotto subito col cosa mi hanno parlare chiesto. inglese, spagnolo, belga. Ci vuoi spiegare un po' in inglese questa sospensione, per favore? Sì, dai, ok. Pierre, do you hear me? Just if you can write something here online, just I'll be back to you in English. Just Flavio was just introducing this back rear suspension, and he's really excited about it because it seems to be really reliable. Okay, it's a very solid piece of metal, anyway, I think so. Flavio diceva, lui diceva, ma che fai? Ti può contattare perché in Inghilterra ancora non l'hanno ricevuta sta cosa. Pier, just, I In was just asking Inghilterra? to Flavio. Ancora non l'hanno ricevuta. Lo so, questo è un test. All right, so just for you, Pierre, just for Flavio, he has been back to me, just telling me that basically it's just a test. It's a sort of, I don't want to say a prototype, but he's the
the official Italian tester for monitoring, sia il tester ufficiale per l'Italia per la monitoring, dico bene per queste cose. All right. So that's why he has just received this piece from monitoring. That's the unique reason. Anyway, I think Flavio is a really skilled guy. So anyway, you can have a conversation with me in English. Eventually, I can translate and ask him your question to Flavio, everything you need. And that's it. Flavio, dici qualcosa che glielo traduco, dai. Allora, digli che per montare questa sospensione bisogna allargare il buco che c'è sullo chassis già preesistente con questo divaricatore. Ma tu, questo è uscito dalla confezione, sta cosa? Sì. All right. So, Pierre, just Flavio was back to me, just telling me that basically, when you will try to assemble the rear suspension on the chassis, basically on the main, on the body of your like scooter, you have to enlarge the hole that you already have. And inside the box, there is that it's a sort of pinch to make the hole bigger in way that you can assemble it better, basically. And I see the mudguard. Il parafango. Sì, e dire che questo parafango è la parte posteriore della ruota dove verrà inserito questa luce che All right. noi tocco con il sensore di I see, I vibrazioni. see. Here on top of that, you see now Flavio is showing to you the back mudguard, and where you can literally screw with a sort of it's a backlight, okay, but it has a movement sensor inside. So each vibration over simply when you break the electric scooter, it will flash. That's it. But Fabio, it's in he has the intention to modify it. I don't know why, honestly. Perché la vuoi modificare? Voglio modificare per mettere quello originale, ma avere il filo in modo che posso avere comunque lo stop, perché in realtà questa è una luce con un sensore di vibrazioni, quindi Già ce l'ho qualsiasi cosa detto. tu farai si accende. So, Pierre, just to clarify your question, what do you mean for allow the rear wheel drive? Già ti esce nella confezione, infatti, la prolunga dello stop. Lui mi ha chiesto una cosa, adesso non ho capito il senso. Chiedici se permetterà di guidare la ruota di dietro. Che vuol dire? Cioè che si può direzionare la ruota di dietro? Guidare la ruota di dietro. Ah, right, cool. No, lui diceva se eventualmente poi sa, cioè, penso che sì, se è possibile mettere poi il motore sulla ruota di dietro, sì. Yeah, of course, why not? Because mainly you don't have to modify the entire mechanical parts of the electric scooter, and you can replace the back engine. Yeah, why not? Sì, perché no? Nel pacco già esce la prolunga per Okay. lo stop originale, diglielo. Okay. And now Flavio is showing to you. You see this wire, okay? Because what you can do, you can just modify the backlight in a way that you can deactivate the internal sensor, so you can link the backlight by that wire to the battery, to the brake. So it will work exactly in the same way how it works now. And that's why. Allora, ora vediamo di far rientrare a Marco. Allora, ma io l'invito a Marco, già io l'ho inviato, 300 Ma ore. io, guarda che ho fatto io la richiesta di essere invitato da te, c'era un tastino, forse deve farlo anche lui. Marco, fammi tu la richiesta di entrare. Marco, fammi la Pier, richiesta sorry. di entrare. Vabbè, stanno scendendo tutti quanti, è rimasto solo Marco e Patrizio. Io vedo 9 persone collegate. Prima erano 12, ora siamo E 4. vabbè, no, io vedo 9, sempre 9 collegate. L'ho fatto, Marco. No, 3.000 volte. Marco, non va. Allora. All right. Pierre, if you have any other questions, so please carry on, no worries. Va bene. Ragazzi, vi saluto. Facciamo una Aspetta, diretta con Marco. Grazie Raffaele per il fammi contributo. fammelo salutare a Pierre. Pierre, just the live is going to
to finish. So anyway, we are at the end of this live. And so get in touch with us, with Flavio. He's a really good guy that is really skilled, with Marcos Arcia or Sarcina. I don't know. I don't know how to pronounce the Marco last name. And honestly, that is from me. Thanks so much for your time. Pierre, you are always welcome. No worries. Get in touch. Pierre, if you want, write me for the information for the rear suspension. No problem. Okay, so you can be back to Flavio directly on the Facebook group, and he will reply to you, Pierre. Okay. Ragazzi, allora terminiamo qui questa diretta. Diamo la parola. Buona serata. Ringraziamo il nostro moderatore Raffaele. Va bene. Un saluto, Patrizio. Ciao, Patrizio. Patrizio, la prossima diretta sarà tua. Bye, Pierre. Salve, ragazzi. Buonasera a tutti. Bye. See you, Pierre. Bye. Bye. Cheers. Take care.